Dal suo debutto nel 2018, CUV100 è stata scelta da oltre 3.000 clienti in Italia, aggiudicandosi il titolo di Mahindra più amata nel nostro mercato. Per celebrare questo traguardo, nonché i 75 anni di storia, Mahindra porta in Italia 13 esemplari di una serie speciale. Conosciamo le particolarità, ma prima di iniziare, come di consueto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad azionare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri ultimi contenuti. Non chiamatela City Car perché Mahindra Cove 100, dal 2019 Cove 100 Next, nasce come SUV da città e questo lo dimostrano diversi dettagli del suo stile. Il frontale, infatti, si presenta grintoso con una sottile calandra tagliata da questi elementi cromati, che si estende orizzontalmente fino ai gruppi ottici a LED multifunzione. Il paraurti presenta un'ampia presa d'aria attraversata dal fascio in plastica nera su cui alloggia la targa e sotto non manca lo scivolo di protezione. Infiancata apprezzo queste nervature piuttosto profonde, peccato solo che la modanatura di protezione parallela al terreno stoni un po' con l'andamento a cuneo delle linee, nessun problema però perché è un optional. Bella anche la colorazione bicolore dei cerchi, anche se avrei optato per dimensioni maggiori. In ogni caso a donare robustezza alla vettura ci sono i passaruota assai pronunciati, uno degli elementi che contraddistingue il nostro allestimento top di gamma K8 dal K6 Plus. Altra particolarità è la presenza degli indicatori di direzione sugli specchietti. Il DNA da SUV si percepisce anche nel posteriore con uno scivolo di protezione molto pronunciato. Esclusiva della nostra versione speciale è la cromatura sul portellone. Interessanti i gruppi ottici posteriori suddivisi in due elementi e lo spoiler sopra l'unotto, ancora una volta specifico del nostro allestimento. Degna di nota è la colorazione dual-tone con tetto e specchietti neri a contrasto con la carrozzeria, offerta nell'inedita colorazione di questi 13 esemplari speciali, Glamorous Gold. Gli interni, c'è da dirlo, sono spartani. Detto questo, sono molti gli elementi convincenti e talvolta sorprendenti dell'abitacolo di Coup 100. La prima è un'altezza della seduta superiore rispetto alla media del segmento e questo consente un migliore controllo della strada nonché un buon accesso in abitacolo. Il secondo aspetto è un ampio spazio a bordo considerando le dimensioni compatte della vettura. In più, grazie allo spostamento della leva del cambio e del freno a mano sulla console centrale, non abbiamo un tunnel che ostruisca lo spazio per le gambe. In più ci sono diversi vani portaoggetti in cui riporre tutto ciò che vorrete. E se volete saperne il motivo è perché nella versione indiana, al posto del bracciolo centrale e dei diversi vani, troviamo una terza seduta anteriore. La plancia è semplice e intuitiva, con un quadro strumenti analogico, gestibile attraverso il piccolo pulsante alla base di esso. Per quanto riguarda il volante, devo dire che non ho molto gradito la plastica piuttosto dura in cui è realizzato, ma in compenso ho apprezzato la presenza dei comandi del sistema multimediale sulla razza sinistra. In centro alla plancia spicca il nuovo display touch da 7 pollici dell'infotainment specifico del nostro allestimento, che dispone di navigatore e connessione Bluetooth per i dispositivi. Curiosa però l'assenza delle ormai consuete prese USB. Per questa ragione, nel caso si debba ricaricare lo smartphone, sarà necessario sfruttare l'adattatore collegato alla presa a 12V. Un'altra soluzione inconsueta offerta però nella nostra serie speciale è il sistema della Radio Dab Aftermarket. Presente il clima automatico e l'accensione Kiles. Per quanto riguarda i materiali, le plastiche sono un po' tutte rigide, se non per parte del pannello porta rivestito in tessuto, così come i sedili, con una conformazione sportiva e regolazioni manuali, che si sono rivelati molto comodi. Ribadiamo l'ampio spazio sia nelle sedute anteriori che in quelle posteriori, che possono ospitare fino a tre passeggeri piuttosto comodi, specialmente per quanto riguarda lo spazio per le gambe. Eppure, guardando CUV 100 Next, da fuori non si direbbe, viste le dimensioni compatte che la rendono agile nel traffico cittadino. Parliamo di una lunghezza di soli 370 cm, una larghezza di 173 e un'altezza di 165. Il passo, infine, è di 238 cm. Chiaro però che con dimensioni così non potevamo aspettarci anche un bagagliaio da record. Va bene che è spaziosa, ma non è comunque la borsa di Mary Poppins. Abbiamo una capacità di partenza di 243 litri, che arrivano a 473 abbattendo il divanetto posteriore. Non saranno troppi, ma adeguati all'utilizzo di Cuv 100. Peccato per lo scalino abbastanza pronunciato, d'altronde gran parte dello spazio lo dobbiamo alla profondità del vano. Motorizzazioni, GPL e benzina, entrambe abbinate al medesimo motore. Un 1200 aspirato 3 cilindri da 87 cavalli e 115 Nm di coppia. L'esemplare in prova è alimentato a benzina e devo dire che se la cava bene su strada con una velocità massima di 148 km/h. Il cambio è un manuale a 5 marce che fa davvero bene il suo lavoro. Una nota di merito è il posizionamento in console centrale all'apparenza insolito, ma in realtà molto utile visto l'utilizzo frequente che se ne farà. Come abbiamo detto in apertura, QV100 NEX ha un animo SUV e non solo per il look. A confermarlo ci sono gli sbalzi ridotti con angoli di attacco dosso e uscita rispettivamente di 20, 17 e 29 gradi. Ottima la visibilità e degna di nota la seduta rialzata, con un'altezza da terra di 17 cm, che rende CUV 100 Next una valida alternativa alle classiche city car. Del resto, lo schema è classico con sospensioni McPherson all'anteriore e ponte torcente al posteriore, gli ammortizzatori che assorbono con abbastanza efficacia addossi e imperfezioni del manto stradale. L'insonorizzazione non è male, ma migliorabile, si percepisce qualche fruscio specialmente ad alte velocità. I consumi poi si sono rivelati abbastanza fedele alla carta, con una media di circa 7 litri per percorrere 100 km contro i 6,3 dichiarati. Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, abbiamo sensori e retrocamera, sistema di assistenza alle ripartenze in salita e anche in discesa. Concludiamo con i prezzi, ma Indra 100 Next ha un prezzo di partenza per la versione base di poco superiore ai 12.000 euro. Se invece opterete per la full optional K8 come il nostro esemplare, allora il prezzo partirà da 13.990 euro. Per il GPL dovrete aggiungere 1800 euro circa. Tenete a mente, però, che se vi recherete in un concessionario Mahindra troverete diverse promozioni sulle vetture in stock. Lasciate un commento se volete dirci la vostra su Mahindra cube 100 next, altrimenti potete contattarci al nostro numero di Whatsapp o sms. L'articolo completo, come sempre, lo trovate sul nostro sito www.showcarnews.it. Non scordate di seguirci su YouTube, su Instagram, su Facebook o anche su TikTok. E se il video vi è piaciuto lasciate un like!